Nonostante l'anno scolastico sia già inoltrato, continuano le convocazioni per supplenze annuali o temporanee dalle graduatorie provinciali per l'assegnazione di incarichi a tempo determinato per l'anno scolastico 2020-2021 svolte dai vari uffici scolastici. Sono tante le province, soprattutto le più grandi, che hanno incontrato maggiori difficoltà, in modo particolare in quest'anno segnato dalla pandemia, nella gestione delle GPS. Noi siamo stati in un istituto scolastico romano dove non sono mancati, a causa di una lenta gestione di assegnazione delle cattedre, assembramenti e ritardi. Ne abbiamo parlato con alcuni aspiranti docenti in attesa di responsi. Sono ora mezzogiorno meno 10 e c'è ancora tanta gente, troppa, e non c'è alcun tipo di organizzazione, gestione. E nonostante fossimo divisi in gruppi, in realtà siamo tutti assembrati. Quindi diciamo c'è una situazione già di disagio. Io sono del turno delle 11, però mi sono presentata un pochino prima, dalle ore 9:30, e siamo ancora in attesa di sapere quali e quante scuole sono tuttora disponibili. So che stanno ultimando il turno delle 9:30, però ecco, la situazione è questa: c'è grande assembramento, molta affluenza e comunicazioni molto poco chiare. Io sono qua da circa le 11. Siamo quasi a mezzogiorno e 10, ma ho appena scoperto al mio arrivo che stanno ancora, siccome diciamo, ci hanno diviso per blocchi, stanno ancora comunque valutando i docenti delle 9:30. Quindi questo provoca assembramento, confusione, non ci viene comunicato niente, siamo diciamo, un po' tante anime in pena qui sul piazzale, in preda di sapere cosa sarà del nostro destino. Quindi diciamo che l'organizzazione è molto scarsa, direi.